Amici del ciclismo, ben ritrovati a Parabiago. L'appuntamento è quello con il terzo trofeo Antonietto Rancilio Ladies, la manifestazione dedicata alla categoria donne open, quindi ragazze della categoria donne elite e donne junior in gara promiscua, secondo appuntamento della due giorni organizzata dal gruppo sportivo Rancilio. Una due giorni di ciclismo che ha colorato le strade della località dell'Alto Milanese, due giorni che ha regalato grande spettacolo al pubblico presenti a Parabiago per questo secondo appuntamento della competizione, le migliori formazioni italiane della categoria femminile. Come era accaduto il giorno precedente con gli Under 23, sono gli spazi dell'Officina Rancilio, un vero e proprio museo che racconta la storia di una delle più note aziende produttrici di macchine di caffè, ma anche una storia sportiva, perché il Rancilio e il gruppo sportivo Rancilio sono da sempre vicini allo sport ed in particolare il ciclismo. Questo è Mario Bonissi, il presidente del gruppo sportivo che organizza appunto questa due giorni ciclistica di Parabiago. Operazioni preliminari, quindi ospitate proprio dalla sede della Rancilio, diciamo la sede istituzionale posta all'interno del centro storico di Parabiago, dicevamo al via di questo terzo trofeo Antonietto Rancilio Ladies, le migliori formazioni italiane. Ci sono la BP Inc, il Team Gauss, la Euro Target Bianchi Vittoria, la Born to Win, la Conceria Zabri, la Valcar Silence, la Bike Cadorago, la Racconigi Cycling Teams, la Born to Win, la GS Città di Dalmine, la Conscio Ziraf Guerciotti, la Pro Cycling Team, la Gusto con l'australiana Elizabeth Starnard, la Rom Italia Basso Bike, la Comense, il Dati Red, la Team Isormat e la VO2 Team Pink. Da percorrere 22 giri di un circuito poco più di 4 km, quindi una gara in circuito cittadino che come sempre saprà regalare grande spettacolo. Avete visto poc'anzi inquadrato l'ex professionista Giovanni Fidanza, che dava indicazioni alle sue ragazze, le ragazze della formazione aerobica dell'Euro Target Bianchi Vittoria. Queste invece sono le giovani della Racconigi Cycling Team, formazione della provincia di Cuneo, tra le più quotate quantomeno per quanto riguarda la categoria donne junior. Siamo proprio nelle fasi preliminari che precedono l'inizio della competizione. Ci sono anche la cura dei dettagli, vedete anche solidarietà, chiamiamo così, tra le compagne di squadra, con un aiuto per l'attaccare il numero dorsale. Qui siamo al foglio firma proprio con le ragazze della Euro Target Bianchi. Ci sono tra le varie anche Lisa Morzenti e Martina Fidanza, due ragazze nel giro della nazionale azzurra che molto bene hanno fatto anche a cronometro e in pista rispettivamente nelle categorie anche minori. Siamo ormai vicinissimi alla partenza. Questo è tutto il gruppo, diciamo, della famiglia Rancilio, della famiglia Bonissi, che sono a capo del comitato organizzatore del gruppo sportivo Rancilio. Queste anche le foto di rito con le autorità. Chilometro zero mostra il presidente Mario Bonissi. Siamo ormai al momento della partenza. Eccolo, via, è partito il terzo trofeo Antonietto Rancilio Ladies. Ripeto, manifestazione dedicata alla categoria donne open. Ci sono in gara quindi le ragazze donne elite, qualcuna professionista, qualcuna comunque della categoria under 23, e poi ci sono anche le junior che si misurano, come spesso accade durante la stagione, con le ragazze più grandi, quindi della categoria elite, e alla fine ci sarà anche una classifica separata per decretare chi sarà la vincitrice della categoria donne junior. È partita la gara, come vedete l'andatura è piuttosto tranquilla in questi primi chilometri, in questi primi giri di questo trofeo Rancilio Ladies, che ormai da tre stagioni si disputa a Parabiago in occasione del più storico trofeo Antonietto Rancilio dedicato alla categoria Under 23 maschile. Da tre anni il gruppo sportivo Rancilio ha preso la
saggia, direi, decisione di organizzare una o due giorni in notturna. Si parte in serata con l'arrivo al buio, illuminati dalle luci di Paraviago, con il pubblico che può godere nel centro di Paraviago di due serate di ciclismo davvero appassionante. Abbiamo visto il giorno precedente la vittoria di Alessio Brugna nella gara degli Under 23, che tra l'altro vi invito ad andare a vedere anche il video che abbiamo realizzato sul nostro canale YouTube, sulla pagina Facebook di BCTV e anche sul nostro sito, ovviamente www.bctv.it. Ma qui parliamo di donne, parliamo di ragazze di categoria donne Oper del terzo trofeo Rancilio Ladies. Siamo proprio nei primi giri di questa manifestazione, vedete il gruppo rimane pressoché sempre compatto, non ci sono particolari sussulti, si sono registrati alcuni allunghi, ma nulla di davvero importante. In questo momento vedete una ragazza della Eurotarget che prova ad allungare, ma il gruppo non lascia spazio, subito va a rintuzzare ogni tentativo di evasione da parte di qualche ragazza. Passaggio sotto il traguardo ormai prossimo, vedete anche un indicatore di velocità solitamente rivolto alle auto che ci mostra l'andatura del gruppo di 36-37 km orari, quindi un'andatura sì abbastanza sostenuta ma non certo forsennata. Passaggio quindi di nuovo sotto il traguardo di Paraviago, ma attenzione, è questo il momento in cui si accende la corsa. Vedete, hanno allungato 5 atlete che hanno preso un discreto margine di vantaggio nei confronti del gruppo. Siamo passati a ormai dalle battute conclusive di questo trofeo Rancilio Ladies, siamo a circa 8 km dalla conclusione quando allungano 5 atlete. Le andiamo anche a conoscere. Si tratta di Arianna Sessi della Born to Win, Leonora Geppi della Conceria Zabri con il numero 25 qui in ultima ruota, vedete anche Lisa Morzenti della Eurotarget Bianchi Vittoria, poi con la maglia della Valcar Silence c'è Silvia Pollicini e con il numero 1 e la maglia della B-Pink è invece Katia Ragusa che ha il dorsale numero 1 perché è la campionessa uscente di questa manifestazione. Lo scorso anno, ricorderete, si era imposta in solitaria proprio qui sul traguardo di Paraviago. Un bel gruppetto che vedete procede con ottimo accordo, con un'andatura sostenuta. Abbiamo detto la presenza di Lisa Morzenti, bergamasca della Eurotarget, che è nata il 23 gennaio del 1998, risiede a Pedrengo. Quest'anno non ha ancora ottenuto successi, numerosi piazzamenti tra cui 3 podi in Cina ed è riuscita lo scorso anno anche a conquistare la medaglia d'argento nella prova cronometro dei giochi del Mediterraneo proprio dietro all'altra azzurra Elisa Longo Borghini. Elisa Morzenti che da junior aveva ottenuto i suoi risultati più prestigiosi con la medaglia d'argento al mondiale di Doha, ricordiamola anche campionessa europea sempre della cronometro e vice campionessa italiana di questa specialità. Questa che vedete con il numero 39 è invece la varesina Silvia Pollicini della Valcar Silence, che quest'anno ha ottenuto un 6° posto a Butrio in provincia di Udine. Abbiamo detto la presenza di Katia Ragusa, la vincitrice uscente, quest'anno già a segno sulle strade di Francia nel Gran Premio Féminin de Chambéry, oltre a numerosi piazzamenti tra cui un ottimo 3° posto in una tappa alla Vuelta Burgos in Spagna. Ci sono poi Leonor Geppi, come abbiamo detto, che quest'anno ha ottenuto 2 piazzamenti, Arianna Sessi, ancora emiliana, ancora a secco di risultati quest'anno, chissà che non possa essere questa sera la serata giusta. E questo invece è il gruppo, vedete che ormai ha quasi alzato bandiera bianca, il vantaggio delle battistrada di giro dopo giro è andato ad aumentare, in questo momento possono vantare oltre 1,5 minuti di vantaggio nei confronti del gruppo che vedete non appare proprio particolarmente impegnato nell'inseguimento, vuole tenere forse la situazione ancora sotto controllo, ma
i giri diventano sempre meno, il vantaggio delle 5 battistrada, come dicevamo, è di oltre un minuto e mezzo. Attenzione, allungo di Lisa Morzenti, proprio lei l'abbiamo nominata prima, delle sue doti a cronometro, lo scorso anno medaglia d'argento ai giochi del Mediterraneo, allunga la bergamasca Lisa Morzenti. Prova da sola, questo invece è il passaggio del gruppo sotto il traguardo, prova l'affondo Lisa Morzenti, guadagna, questo è il passaggio al suono della campana, un giro alla conclusione, Lisa Morzenti ancora sola al comando. E queste sono le altre quattro ex compagne di fuga, con Silvia Pollicini che guida il gruppetto all'inseguimento, e questo è il gruppo che ha aumentato l'andatura, ma ormai è tardi, è probabilmente troppo tardi, perché il divario è di oltre un minuto e mezzo e siamo proprio al momento dell'arrivo. Lisa Morzenti lanciata, eccola, è la prima vittoria della stagione per la bergamasca Lisa Morzenti, prima e vincitrice del terzo trofeo Rancilio Ladies, prima vittoria stagionale per la bergamasca di Pedrengo. Volata per il secondo posto vince Silvia Pollicini della Valcar Silence, poi Leonora Geppi della Conceria Zabri, Katia Ragusa della B-Pink e Arianna Sessi della Born to Win, quinto posto. La volata del gruppo, avete visto, l'ha vinta Rachele Barbieri della B-Pink davanti a Chiara Consonni, San Francesca Selva, Giorgia Vettorello e Aurora Mantovani, prima delle donne junior con il suo decimo posto, completano il podio di categoria junior Veronica Zaninelli del Team Gauss e Beatrice Rossi della Ziraf Guerciotti. I complimenti di papà e mamma per Lisa Morzenti, sentiamo la voce delle protagoniste. Lisa Morzenti, Eurotarget, una bella vittoria qui al Trofeo Rancilio Ladies di Parabiago, davvero ci voleva questa vittoria, possiamo dire così? Sì, sono davvero molto contenta perché è da tanto che non vincevo su strada e ero sempre lì, quest'anno poi ho visto anche che stavo migliorando, quindi ci voleva proprio e sono contenta. Come è nata l'idea di questo attacco nel finale? Beh, diciamo che sapevo che comunque la gara veniva dura, quindi ero sempre davanti a cercare di entrare negli attacchi sperando di centrare quello giusto, e alla fine è stato così e è andata bene. Dedica per questa vittoria? Ma sicuramente a tutta la squadra, che comunque non mi fa mancare niente, mi ha dato tanta fiducia, e a tutta la famiglia, a tutte le persone comunque che mi seguono. Silvia Pollicini, Valcar Silence, un secondo posto qui al Trofeo Rancilio Ladies di Parabiago, ti soddisfa o un po' di rammarico per non essere riuscita a vincere? Allora, innanzitutto mi soddisfa perché è un po' che non facevo un piazzamento e quindi sono davvero contenta. Ovviamente il secondo posto ti fa pensare che magari se, quando, magari, non lo so, però io sono davvero contenta di essere riuscita a fare podio. Un risultato che credo testimoni una buona condizione da parte tua in vista di appuntamenti importanti che arriveranno nei prossimi settimane, nei prossimi mesi. Ma diciamo che la condizione sta migliorando, sono rientrata da una settimana a fare allenamenti su strada perché mi sono rotta il polso un mese fa e ho già fatto una gara in Belgio, e piano piano si migliora e vedremo di fare una buona seconda parte di stagione. Leonora Geppi, Conceria Zabri, un terzo posto qui a Parabiago, un terzo posto che ti soddisfa? Sì, è un terzo posto che comunque dà morale anche per tutta la squadra, stiamo crescendo, ci siamo date da fare per ringraziare loro. Certo, il terzo un po' rammarico, è stata una fuga un po' particolare, non c'era accordo, però dai, va bene. Per il proseguo della stagione cosa ti aspetti? Ma intanto stiamo cercando di prendere la condizione per il giro, sarà un'esperienza perché comunque è veramente dura, non abbiamo pretese, dai, le speriamo bene. Aurora Mantovani, VO2 Team Pink, la prima classificata qui al Trofeo Rancilio Ladies tra le donne junior, raccontaci com'è andata la tua gara. Ho provato a entrare in tutte le fughe per provare ad andare via nelle fughe in cui non c'erano le junior, però nessuna di quelle in cui ero è andata via, poi è andata via una fuga di elite, io ho fatto la volata con l'elite dietro e ho vinto con le junior. Si conclude questa due giorni di ciclismo a Parabiago con il Trofeo Rancilio Ladies dedicato appunto alle ragazze della categoria donne open, donne elite, junior insieme, un'altra bella serata, grande spettacolo, in questo caso un arrivo solitario che ha regalato grandi emozioni al pubblico. Ma devo dire di sì, sono anche stato quasi stupito dalla prestanza atletica di queste ragazze che migliorano tantissimo ogni anno.
Anche questa sera devo dire perfetto, tutto perfetto, grande partecipazione, grande combattività, grande spettacolo come sempre, e quindi non potevamo avere due sere migliori come budget iniziale. Roberto Rancilio, che rappresenta in questo caso il GS Rancilio, appunto società organizzatrice di questa manifestazione, abbiamo detto grande spettacolo, una grande soddisfazione da parte vostra. Per chiudere immagino ci sia anche da dire dei grazie per un evento che comunque richiede un grande impegno dal punto di vista organizzativo. Ma io, come dico sempre, ci siamo io, la mia famiglia, siamo un po' le persone che sono forse più visibili da questo punto di vista. È chiaro che queste cose non si possono fare da soli, quindi come sempre un grazie iniziale va soprattutto ai nostri volontari, che sono quasi circa un centinaio, che ci aiutano tutti gli anni e ogni volta che abbiamo bisogno di loro rispondono con uno schiocco di dita, per cui senza queste persone che fanno della grandissima attività nell'ombra non si potrebbero fare queste manifestazioni, quindi sicuramente un grande grazie a questo nostro gruppo volontari, mi è sempre molto affiatato e molto unito dal gruppo sportivo Rancilio. GS Rancilio molto attento anche al punto di vista della comunicazione per quanto riguarda i suoi eventi. Siamo con Davide Rancilio, che coordina un po' il gruppo di ragazzi che segue anche la parte dei social. Raccontami magari un po' come avete seguito questa manifestazione per dare ancora maggiore visibilità anche come organizzazione. Allora, come abbiamo visto a maggio, avevamo fatto un test utilizzando soprattutto i canali social, pubblicando ogni due ore comunque gli andamenti delle gare. Abbiamo visto che comunque il pubblico ci seguiva, abbiamo riproposto questa formula anche per questi due giorni di ciclismo, che ha visto il ciclismo maschile nella giornata di ieri del 20 di giugno, e la giornata odierna invece ha visto la gara open femminile. Diciamo che alla fine le persone poco alla volta stanno iniziando a capire anche la nostra importanza all'interno dei social. Vediamo anche che anche la comunicazione comunque con le newsletter iniziano a diventare sempre di maggiore interesse, e continuiamo così, vediamo poco strada facendo che cosa fare. E allora anche questo è un piccolo grande successo del gruppo sportivo Rancilio, con cui si chiude questo speciale dedicato all'ultima gara, quella delle donne, e un saluto da Parabiago da parte di Giorgio Torre per BCTV.